Francesco Calcara, Brand Director di ES Automobili Italia a Parigi e Prix Formula E. Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno, buonasera, possiamo dire. Assolutamente sì, buonasera a tutti. Allora, è molto interessante per noi sapere lo sviluppo del brand di ES dopo pochissimo tempo che è stato creato, perché sappiamo che qualche anno fa praticamente era una derivazione di un altro marchio del gruppo PSA e adesso invece brilla da sola. Sì, brilla e brillerà sempre di più da sola. DS sarà il marchio premium del gruppo PSA e quindi sarà il primo marchio premium di automobili francese. DS con la seconda generazione che abbiamo qui vicino a me, DS7 Crossback, diventa a tutti gli effetti il marchio di punta del nostro gruppo, che si separa anche come redistributiva nel mercato italiano e avrà praticamente 50 concessionari entro il 2018 che potranno commercializzare DS7 Crossback e tutta quella che sarà la gamma futura. Il brand DS seguirà in tutto il mondo questi DS showroom molto particolari come quello che vediamo qui a Parigi? Assolutamente, è la strategia del gruppo, sono stati già implementati in tutti i paesi dove è presente il marchio DS e la logica è quella di quintuplicare addirittura il numero dei DS in tutto il mondo dove ad oggi ancora è presente e poi in futuro chissà cosa succederà. Ma lei è direttore del brand di un marchio completamente nuovo, anche se è di un gruppo ben conosciuto, con un passato glorioso anche perché possiamo dirlo. Italia è un mercato difficilissimo. In questi anni come siete riusciti a penetrare pian piano nel mercato, a sviluppare tutto questo marchio con le cose che vediamo attualmente anche nei saloni dell'auto? Assolutamente. Sì, diciamo che siamo il primo marchio che nasce nel XXI secolo. Questo va detto, ma che abbiamo una storia di un heritage incredibile. 60 anni fa DS aprì al mondo un'innovazione tecnologica che ancora oggi tutti ricordano. Noi con la seconda generazione vogliamo riportare questa tecnologia, quindi per noi sarà sempre un tema la tecnologia, comfort di guida, non per questo DS7 avrà anche delle sospensioni preadattive che sono veramente il massimo oggi della tecnologia in termini di comfort, ma sarà sempre legata a quel savoir-faire, a quell'artigianalità, a quella qualità dei materiali che è tipica del lusso d'Oltralpe. E quindi delle maison parigine, perché poi fondamentalmente noi siamo un marchio francese ma parigino nello specifico. Quindi questa, noi siamo in Formula E, questa è la vostra gara di casa? Questa è assolutamente la gara di casa, per noi la Formula E, essendo il marchio nato del XXI secolo, non potevamo che legarci alla Formula E. Perché? Perché è una fucina di innovazioni tecnologiche che poi ritroveremo sulla nostra gamma. Non faccio segreto se diciamo che DS7 Crossback verrà commercializzata anche in versione ibrida, quindi E-Tense 4x4, 300 cavalli, a un anno dal lancio della versione normale, ma quindi la tecnologia che portiamo in Formula E ritroveremo assolutamente sulle nostre vetture di serie. Ecco, c'è da dire che un'altra cosa che ci ha incuriosito a me per primo, devo dire, è questa presentazione nei saloni dell'automobile con l'angolo dove si mostra come vengono prodotti i sedili, la tappezzeria, le pelli, e questo è molto interessante. È interessante perché era quello che dicevamo un pochino prima, quindi questo concetto anche di artigianalità, di qualità delle materie prime, anche se siamo un gruppo di volumi, un gruppo industriale, comunque tante parte delle nostre vetture viene ancora gestita artigianalmente dai nostri maestri, quindi far vedere quella che è una lavorazione unica della pelle piuttosto che dell'alluminio con una lavorazione guilloché tipica delle maison dell'alta orologeria è un qualcosa che abbiamo come fiore all'occhiello e ci piace anche far vedere qual è la qualità che abbiamo. In quel momento c'è questa partnership con l'alta orologeria, ma ci sarà qualcun'altra con qualche altro tipo di high label maison francese? Assolutamente, noi lavoriamo molto con il concetto di limited edition, quindi con maison del lusso francesi che quindi incarnano le nostre caratteristiche. Oggi dirle che su DS7 ci saranno non posso, sul resto della gamma avremo già nel corso dell'anno molte serie limitate. Grazie, buona continuazione qui e buona gara di Formula E. Assolutamente, crepi il lupo, grazie a tutti e buona serata.